piace la nuova location, Kiko. Non è nuova, è provvisoria. Non so se solo per questo video o anche per qualcun altro, ma è provvisoria. Ho bisogno di una camera nuova, Kiko. Ho bisogno di una fotocamera nuova. Spamma questo video sotto... Ritaglia il video. Lo spammi sotto Sony, sotto Canon. Qualcuno mi deve regalare una camera con un bel obiettivo. Io non, non posso spenderli 1000 euro per una camera. Io gli metto il link sotto, facciamo quelle classiche cose da influencer. Dai, Sony, dai. Allora... Questa fa schifo, non voglio dire chi è, perché se la, la casa... Anzi ah, sì, sì, potrei dirlo, questa è una Canon 700D, cioè è una roba che veramente dico Canon, se vuoi mandarmene una nuova, così rimaniamo in famiglia, Canon con Canon, cioè non andiamo, non possiamo, possiamo anche evitare di sforare nel, nel mondo Sony, nel... rimaniamo in famiglia. Mi mandi una piccolina compatta, una mirrorless con un paio di obiettivi fighi, no? Io ti metto il link sotto, pubblicità, così, e siamo a posto. Amici come prima, che dici? Spambiamo tutto sotto Canon. Dai, su, 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 via, so, Canon, Sony, quello che vuoi. Tutto quello che facciamo, facciamo. Apriamo le porte ai pacchi di HL. Via, così. Ciò che qui io sono Jonah e ti devi guardare, guarda, te lo dico io che io non lo conosco, cioè lo conoscevo solo di nome Zero Calcare. Ma se non hai Netflix, ti devi fare Netflix anche solo un mese per guardarti questa stagione. O lo scippi da un amico, o lo freghi a tua nonna, o che ne so. Però, guarda, io non sono uno che ama i fumetti zero proprio. Sono uno che conosceva Zero Calcare di nome, ma non mi, ha, non mi sono mai approcciato al mondo di Zero Calcare. Ma la serie che ha fatto Zero Calcare è, è troppo bella. Cioè, è divertente e ha un significato, perché ha un significato... Dimmi. Te la devi guardare! Che te la devi guardare! Eh boh, basta! Ma di cosa parliamo oggi? Parliamo degli accessori che non, secondo me non, non... secondo me no. Gli accessori sono una cosa fondamentale eh, in ogni look e sono tantissimi. Perché generalmente con accessori si pensa al bracciale, all'orologio, alla colanina e agli anelli. Però gli accessori ce ne sono molti di più. E in questo video voglio, voglio un po' vedere quelli che secondo me no. Cioè, quelli che, che proprio basta. Al primo posto, sicuramente un orologio in gomma. Che se non per gli outfit sportivi dovrebbe essere bannato. Cioè, un orologio in gomma orologio è quell'accessorio che forse più definisce l'uomo: no? perché, bene o male, da piccoli il braccialettino, il, la collanina, il portafoglio, addirittura quello con lo strap. Che vabbè, anche quello dovrebbe essere bannato. Però questi sono tutti accessori che, bene o male, quando sei un ragazzino ti arrivano. L'orologio, invece, è quello che ti arriva con la cresima, no? Quindi c'hai 15 anni quando ti cresimi. Con la cresima, con la laurea, per esempio. Sai, i parenti si mettono insieme e fanno facciamo un bel, un bel regalo, un bel orologio. Orologio. Ecco perché, secondo me, è quello che definisce di più l'uomo. Ma è vero che nella cultura napoletana, tipo il ragazzino che, che compie 18 anni deve avere lo Rolex. Non so da chi avevo sentito sta cosa, però... Che tipo proprio per, per i napoletani, i ragazzini napoletani, arrivare a 18 anni vuol dire doversi comprare il Rolex. In un modo o nell'altro, vabbè, non lo sto a discutere, la modalità di pagamento. Però è vero, sei napoletano, usi Napoletano. E scrivilo qua sotto, va, se è vero o no. Virim, se sì, sì, è vero o no. Quindi con un orologio classico, da una parte c'è questa sensazione di virilità e potere, e nell'altro angolo del ring c'è l'orologio in gomma C'è un orologio... Che a volte gli orologi in gomma sono 30, 40, 50 euro Ma a volte ci sono degli orologi in gomma che costano... Cazzo, quanto un Apple Watch, eh Dico... perché? Sono rilassato oggi, sono proprio... Non sono fatto, eh, lo giuro Non sono fatto Secondo me l'orologio in gomma sm smonta un po' Cioè, se fai sport va benissimo Ma se ti fai carino... Mm. Gioielli finti. Se mi conosci sai benissimo che non sono dalla parte del devi avere soldi per vestirti bene e apparire in un certo modo, anzi, sono completamente l'opposto. Se non mi conosci vuol dire che non hai visto abbastanza video e questo non va per niente bene. Perché se hai soldi, ben venga. Con i soldi quasi sempre, quasi sempre, compri cose oggettivamente migliori. Ma in, in molti campi, soprattutto quello del vestire, degli accessori, c'è proprio una, una, una linea di don-ritorno, no? Come, come le, le colonne di Ercole. Oltre il quale non c'è più un upgrade, nel senso. Un esempio banale: un paio di boots. Se tu spendi 50 euro per un paio di boots, avrai un paio di boots da 50 euro che fanno cagare. Se tu invece spendi 300 euro per un paio di stivaletti, avrai una qualità estrema. Nel senso, un ottimo stivaletto con un'ottima pelle, con proprio studiato bene, fatto bene. Ottimo, ma se ne spendi 1000, 1100, non c'è quel salto di qualità come quello da 50 a 300. Per farlo capire in un altro modo, se tu metti ai piedi uno stivaletto da 50 euro e lo togli e ne metti uno da 300, dici: Eh, mi si sente la differenza, ma se tu togli quello da 300 e ti metti quello da 1000, mm, mm. e questo discorso lo possiamo fare con i gioielli, nel senso, meglio spendere. Qualcosa in più per, uno, per un pendaglio, per un bracciale di un acciaio di qualità, che è vero, non è l'acciaio, non è il metallo di qualità maggiore, cioè l'acciaio ci fanno pure le punte del trapano in acciaio, però è un materiale resistente che, ma che mantiene la sua lucentezza, che non ti fa i segni verdi degli anelli o degli orecchini, o eh? l'acciaio rimane sempre bello, rimane sempre lucido rimane sempre del suo colore. Cosa, cosa vuoi dire? E dall'altra parte ci sono quelle paccate incredibili che vogliono riprendere un po' le catene cubane con mille diamanti dentro, perché voglio mezzo chilo di ferro al collo. Mm, no. Cioè sobrietà, sobrietà e sobrietà. Questa è la chiave, sobrietà. Numero 3 portafogli classici. Cosa intendo col portafoglio classico? In, in, intendo il, il bifold, quello Così che si apre, gli metti le banconote, gli metti le monetine, gli metti le carte, gli metti lo scontrino, gli metti il buono pasto, gli metti anche tua madre, gli metti tua suocera, tua sorella. Quello chiudi, si fa il grosso così, lo metti in tasca, quello lì. In passato ho avuto anche io dei anche diversi eh, portafogli Bifold. Da quelli di dimensione standard a quelli un po' più compatti, magari senza il taschino per le monete, che già è un bel upgrade, nel senso che le monete sono quelle che fanno più spessore alla fine, prima delle carte. Perché parliamoci chiaro: questo portafoglio è il tipo di. La mente, la mente umana è, è proprio una merda. Come funziona la mente umana? Funziona che più spazio hai e più collezioni cose, perché se tu hai 10 slot per le carte. Tu, tu vuoi riempirle tutte, vai a farti pure ca le carte del, del paninaro del, del sabato sera alle 4. Ti fai la carta fedeltà del paninaro. Io, faccio, io ragiono al contrario. Ovvero, io preferisco avere meno spazio di quello che mi serve perché così mi faccio servire meno cose. Eh? È una buona filosofia. Fidati, che è una buona filosofia. Perché poi alla fine, se tu c'hai sto filoncino che ti metti in tasca, no, pieno di mille cose, non è una cazzata. Ma se tu stai molto seduto, su con sto coso sotto, sotto al culo, c'hai pure problemi di schiena a lungo andare. Io lo faccio per il tuo bene, Kiko. Mica siamo qua, perché poi le, le spese chi le paga? Eh, quindi qual è la mia soluzione? Il portacarte. Io sono un amante dei portacarte, cioè, nel senso che, che me li faccio io. Quindi, se, se, non, se non sono amante io che me li, che me li faccio, questo me lo sono fatto io. Perché, perché mi piace. Ho scoperto che mi piace lavorare la pelle. E mettermi, cucirla a mano, è proprio rilassante, è figo. È molto figo. E questa è una, una mia creazione. Quindi è, è perfetto per me. Me lo so fatto io, come voglio io. È perfetto per me. Una volta che ti porti dietro i documenti, una carta d'identità, una patente, la tessera sanitaria, un bancomat. E 50 euro dietro. 55, bello. Tanto adesso con tutte le modalità di pagamento online che ci sono... Ah, oh, stai una pacchia! Io ovviamente ho anche il Bancomat sul telefono, perché è di una comodità estrema. Posso andare senza portafoglio in giro. Devo ammettere che però questo è molto spartano. Gli manca qualcosa, gli manca qualche incisione, gli manca qualche logo, qualche particolare. Perché non, fondamentalmente non ho ancora gli attrezzi per farlo. Sicuramente vorrò farlo, per renderlo ancora più mio. Però è qui che, dopo la sua spartanità, entra in gioco... Lui. Ma chi è lui? Lui è un portacarte di Andrea Morante. Andrea Morante è questo brand che fa, che è stato anche su Vogue, diverso tempo, eh, quindi, cioè, Vogue, mica, mica, miau, 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 ecco, e che fa accessori di diverso tipo, che possono essere portacarte, possono essere fermasoldi, come questo. Nel suo caso specifico, questo è in pelle di vitello, goffrata, quindi sembra pelle di coccodrillo, non è, non è pelle di coccodrillo, fortunatamente, perché... Meno ma, cioè, all'inizio pensavo fosse vera, vera pelle di coccodrillo, ma, ma poi mi sentivo un po' in, in, in difetto, perché povero coccodrillo, cioè le borse no, non sono d'accordo. Quindi anche lui in pelle, anche lui pelle tra l'altro scelta da artigiani per garantire la qualità eh, più alta, bellissima pelle sicuramente. L'odore è figo, proprio la figo della pelle. Questo è decisamente più elegante, decisamente per le occasioni speciali. Infatti io durante tutti i giorni uso questo e quando voglio farmi carino, per magari la sera, per, trasferisco quelle quattro cazzate che ho qua dentro, ci metto un minuto e, e fa la porca... Sì, è figo, fa la sua porca figura. E devo dire che quello che manca nel mio, cioè questo marchio dorato, queste iniziali che appunto le possono fare a richiesta dorate sono quel tocco che ti fanno dire a ah, faccia rocca perché indubbiamente adesso non so se li vedi bene ma questo è 30 volte più elegante di questo questo è da battaglia questo è per le occasioni che tiri fuori il pezzo hai capito quando ti ovviamente lo dovrai tenere nel taschino della giacca tiri fuori cioè tiri fuori il pezzo tiri fuori sì il pezzo infatti questo è finito su Vogue e questo no ma a me ne frega di finire su Vogue, Quello posso dire di essermelo fatto io. Questo è finito su Vogue, ma questo me lo sono fatto io. <ride> Sul sito trovi tantissimi articoli, trovi portacarte, fermasoldi, bifold, se vuoi i portafogli classici bifold, se vuoi ci sono anche delle cover del telefono che puoi abbinare ad uno di questi e fai una bella combo, anche quella è una roba interessante. In descrizione ci sono tutte le informazioni, visto che sei amico a me, perché tu sei amico a me, e se Kiko c'hai il 10% di sconto, vai a vedere Kiko, poi fai quello che vuoi. Allora, usare troppo profumo. Non lo so, sarò sbagliato io e avrò il naso particolarmente sensibile. Io infatti nei, da Sephora o quei posti lì con tanti profumi ci posso stare poco, perché sennò poi sto male. Sarò sbagliato io, sarò sbagliato io. Però mi sembra il profumo, mi sembra qualcosa di intimo. Nel senso che devi sentirlo tu e devi sentirlo, devi sentirlo la gente che ti sta più vicino. Perché ho visto ultimamente un ragazzo su TikTok che... Sicuramente ne sa tantissimo di profumi, ne ha tantissimi, io ne ho tre in confronto, cioè, ma insegna come, met come mettere il profumo. Uno e due dietro le orecchie, uno due e tre sulla testa e sul collo, uno due sul colletto. E se vuoi strafare, no, se vuoi strafare, hai già strafato... Ah, bevi la bottigina perché hai già strafatto, di brutto, sei strafatto per, per tutto l'odore che c'è, sei strafatto due, sei strafatto due... Puh. Cioè, io sarei svenuto. Poi facciamo un ragionamento un po' da, da maschietto furbetto, no maschietto furbetto, che ci potrebbe stare una canzone, maschietto furbetto, ma vabbè, se tu permetti ad una ragazza di sentire il tuo profumo, ascoltami bene, di sentire il tuo profumo solo se si avvicina a te, va da sé, scusa, se si avvicina, se gli piace, se vuole avvicinare, avvicina, avvicina, che tasco! il Fibione sulla classica cintura con quel mega fibbione, che sia di Dolce Gabbana, che sia di Salvatore, che sia di Gucci, che sia di chi vuoi sì, chi vuoi che sia tu, spenderò due parole proprio veloci e veloci. Fa cagare, perché troppo l'attenzione a sé in un outfit, non è la cintura che deve avere tutta l'attenzione, cioè è troppo sbilanciata. Cioè veramente sto coso così che ti sbilancia, in avanti cadi. Quindi il riassunto per queste cinture è troppo 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 grossa, troppo vistosa, troppo pesante. E se è originale, 90% delle volte non è originale, troppo costosa. Cioè, ma perché? Perché? Molto bene, Kiko, queste erano 5 cose che secondo me bisognerebbe un po' rivedere. Nel senso che se sei colpevole, rivedi un po'. Valuta se cambiare o non cambiare, poi quello che vuoi. Se il video ti è piaciuto mi fa piacere, se l'hai trovato utile mi fa ancora più piacere. Un ulteriore ringraziamento ai ragazzi di Andrea Morante, vai a farti un giro sul loro sito per vedere quali articoli eh, sono ancora disponibili. Ricorda che non hanno mai degli stock enormi, quindi potrebbero andare via in fretta. Ricorda che hai un 10% perché tu sei, sei amico a me. Noi ci vediamo alla prossima, Kiko. Stai, fa, stai bene, veramente, eh? fai il bravo che io ti voglio bene, Kiko. Ci vediamo alla prossima, Kiko.